Il nuovo centro revisioni effettua la pre-revisione gratuita e la revisione a tutti i veicoli con portata massima di 35 quintali. Auto, moto, quad, ciclomotori, motocarri. Prenotali allo 080 474 49 89 o chiama il 340 94 84 158. Nuovo centro revisioni di Palazzo Giovanni, via Martiri di Marzabotto 2, alla Sciala delle Cozze, a Mola di Bari. Appropriarsi di questo termine, quindi di comunicare, era famosissimo, avete saputo, è detto dappertutto il termine mon, no? Mon, come Madonna, mon lingua, per esempio. Questa sera noi abbiamo pensato di sottolineare attraverso proprio le linee del periodo questo aspetto. E abbiamo fatto una scelta, scegliendo i brani che più accompagnano questo significato, e la musica che stasera vi proponevo sta proprio a identificare questo concetto della donna. È intitolato proprio così il concerto di questa sera. E, il cuore, Giulia Felix, sarà accompagnato dalle voci soliste di Gianpiero delle Grazie e dal maestro Francesco Di Palma, che svolge anche il ruolo di collaboratore del cuore. Qui ci saranno le voci recitanti, Isabella Gaudiuso, di Domenico, che ha scritto di Donale Sipo, e a seguire ci sarà una breve recitazione di Marino Marcelli. Vi auguro un buon concerto e per cortesia aspettiamo la vibrazione del cerimonio, grazie a tutti, buon concerto. Tanto gentile e tanto desta pare la donna mia quando è l'altrui saluto con le lingua deve tremando lontano, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella mi fa, sentendosi lavorare, benignamente d'umiltà vestita, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracolo mostrare. Mostra si sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intende non la può, chi non la prova. E par che dalla sua labbra si muova uno spirito soave e pieno d'amore che va dicendo all'anima. Thank you.
sviluppa nel periodo della Controriforma cattolica per l'evoluzione delle laudi intonate negli oratori. L'oratorio nasce per motivi propriamente musicali. A Firenze trova il modo di realizzarsi in un'azione drammatica, scenica e rappresentativa. La lauda è un componimento poetico di argomento religioso. Nasce probabilmente tra Umbria e la Toscana nel 1200 e fiorisce fino al 1400. La forma metrica è quella della ballata, coro senza ritratta. Scritte da uomini di scarsa cultura, le laudi non hanno in genere un grande valore poetico, anche se sono compiuti, da rilevare che esse sono quasi sempre anonime. Per quanto riguarda il madrigale, della forma popolare si padronisce già nel 1300 di questa antica. Nel 1300 ha uno schematico fisso, nel 1500 diventa una breve composizione che esprime un'arguzia o un contributo.